Per ricostituire l'unità territoriale dell'Impero romano, Giustiniano avviò una grande e ambiziosa campagna militare, il cui scopo era ricondurre la parte occidentale dell'impero sotto il suo controllo. L'impresa iniziò tra il 533 e il 534 con la conquista del Regno dei Vandali in Africa settentrionale. Nel 535 l'esercito bizantino invase l'Italia, controllata per buona parte dagli Ostrogoti di Teodorico. Ebbe così inizio la guerra greco-gotica, che si protrasse per quasi 20 anni, dal 535 al 553, e che segnò il definitivo tramonto della civiltà tardo-romana in Italia, devastata da scontri militari, da epidemie e terribili carestie. L'opera di riconquista si concluse nel 554 con una spedizione militare in Spagna, con la quale i bizantini strapparono ai Visigoti la parte sudorientale della penisola iberica. L'intera area del Mediterraneo era così entrata a far parte dell'impero bizantino. Conclusa la guerra greco-gotica, l'Italia tornò ad essere una provincia dell'impero. Più precisamente, l'Italia divenne un esarcato, cioè una suddivisione territoriale dipendente da Costantinopoli, posta in zone periferiche dell'impero per meglio fronteggiare la pressione dei nemici. Per governare l'Italia nel 554, Giustiniano emanò la Prammatica Sanzione, una costituzione con la quale reintrodusse l'ordinamento amministrativo romano ed estese a tutta la penisola le sue leggi. Le misure adottate dai sovrani ostrogoti furono ritenute illegali e dunque abolite. Secondo gli storici, la Prammatica Sanzione segna la fine dell'autonomia politica e amministrativa dell'Italia, perché, finché rimase sotto il controllo di Costantinopoli, essa fu governata da un funzionario imperiale, l'esarca, che risiedeva a Ravenna, come una qualunque provincia dell'impero. L'esarca era un vero e proprio vice imperatore, con pieni poteri militari e ampia autonomia d'azione. Ai vescovi cattolici furono affidate funzioni di controllo, tanto sull'amministrazione cittadina quanto sulla giustizia, che conferirono loro di fatto un potere in molti casi maggiore di quello dei funzionari bizantini. Il ritorno all'autorità imperiale non apportò benefici alla penisola. La debolezza dei nuovi governanti rafforzò il ruolo morale e politico della Chiesa, l'unica istituzione capace di proteggere e assistere la popolazione italica. Sul piano economico, il dominio di Costantinopoli assunse la forma di uno sfruttamento piuttosto ingiusto. Particolarmente esoso divenne il sistema fiscale, che privò l'Italia di risorse e ricchezze a vantaggio dei territori orientali.